Lo scorso 10 febbraio, se fossimo stati sulla costa est degli Stati Uniti, avremmo visto innalzarsi al cielo l'Atlas 5 che ha messo letteralmente in viaggio la missione dell'ESA e della NASA Solar Orbiter. Dopo 2 anni di viaggio la sonda raggiungerà il suo obiettivo, un'orbita vicino al Sole più che il pianeta Mercurio stesso, un obiettivo di vita operativa di 1 anno, forse 2. E proprio su Mercurio è attesa la sonda Baby Colombo, frutto della collaborazione tra l'Agenzia Spaziale Europea e quella giapponese JAXA. La sonda è dedicata ad uno dei padri della fisica, l'italiano Giuseppe Colombo, a cui si deve l'intuizione dell'effetto della fionda gravitazionale, il cosiddetto flyby, il passaggio ravvicinato della sonda ad un pianeta che prima ti attrae e poi ti lascia andare con maggiore slancio. Era il novembre del 2018 quando fu lanciata, raggiungerà il suo obiettivo nel 2025. Quello che spesso non si sa è che missioni come Solar Orbiter o Baby Colombo, come tante altre, hanno trovato il proprio concepimento almeno 10 anni prima di essere lanciate, probabilmente ancora in precedenza nella testa dei loro ideatori. Sia Solar Orbiter che Baby Colombo sono nate come ipotesi di missione nel 2010, per divenire realtà 2 o 3 anni dopo ed essere inserite nel programma di Cosmic Vision dell'ESA. Provate allora ad immaginare quale visione del futuro si deve avere a pensare a una missione che diverrà realtà 10 anni dopo e che troverà il suo obiettivo, in alcuni casi, dopo ancora altri 10 anni. La tecnologia da mettere a bordo della sonda deve essere talmente avanzata che, anche se arretrata al momento dell'arrivo, non debba essere obsoleta e di pari passo la capacità di analisi dei dati ricevuti deve crescere tecnologicamente in maniera esponenziale, così da permettere di compensare quell'inevitabile ritardo innovativo che viene a crearsi in una missione di così lunga durata. E per ricordarci di questa visione pionieristica del futuro, proponiamo una breve panoramica delle prossime missioni dedicate allo studio dell'universo, dei sistemi stellari della nostra galassia e dei pianeti del nostro sistema solare, in cui la scienza italiana ha un ruolo rilevante se non determinante. Cominciamo da JUICE, che selezionata dall'ESA nel 2012 è la prima missione interamente europea diretta ai pianeti esterni al sistema solare, in particolare il sistema gioviano e le 3 lune ghiacciate Europa, Callisto e Ganimede, dove dovrebbe arrivare nel 2030 dopo 8 anni di viaggio. Il suo lancio è infatti previsto nel 2022 dalla Guyana francese con un vettore Ariane 6. Dallo studio dei corpi celesti del nostro sistema solare alla ricerca di esopianeti nella nostra galassia, e questo è il compito della missione Plato, ipotizzata nel 2007, ha trovato approvazione nel 2014 e dovrebbe essere lanciata, il condizionale d'obbligo, nel 2026. E allora sì che ne vedremo delle belle. Dagli esopianeti alla caccia dell'energia e materia oscura, di cui è costituito il 95% del nostro universo. Si tratta della missione Euclid, una copartecipazione ESA-NASA presentata nel 2012 con l'obiettivo di guardare nell'universo primordiale a oltre 10 miliardi di anni luce da noi, quando l'energia oscura diede il primo fondamentale contributo all'espansione dell'universo. Lancio previsto a metà del 2022 dalla Guyana francese. Chiudiamo con Athena, altra missione con obiettivo l'osservazione dell'universo remoto, in particolare nella banda X, con la quale si colgono gli eventi più energetici e non si è oscurati dalla materia circostante, come fare una lastra e guardare le ossa senza che la pelle, i muscoli e quant'altro possano oscurarne la vista. Noi abitiamo un sistema planetario protetti da un campo magnetico con un sole bonario in una zona medio periferica della nostra galassia, ma l'universo è un condensato di energia capace, con un singolo gamma ray burst, di annientare un pianeta come la fantascientifica morte nera di guerre stellari, il pianeta Deran. Una realtà che conosciamo ancora poco, pochissimo, una goccia di conoscenza a fronte di un oceano di ignoranza, come ebbe a dire il padre della fisica moderna, Isacco Newton.